Associazione Mare, in particolare Tiziana Scotti, dell'invito, anche perché devo a lei la mia sensibilizzazione, insomma, sul tema. Solo da qualche anno mi occupo anche di questa malattia, e anche perché io mi occupo di infettivologia penitenziaria, di malattie e di epatologia in particolare. Quindi parlavamo prima di HCV, la collega ha parlato del problema anche dell'HCV, l'ha accennato, e io adesso mi trovo a affrontare un argomento un po' arduo, perché parliamo di un'eziologia, una delle eziologie che sono ipotizzate sono alla base della CFSME, della fibromialgia, e le infezioni. E diciamo che questa è una breve storia, ma sorvolerei sulla nomenclatura che ha già esposto la collega precedentemente, e vediamo appunto qui la differenza dei criteri canadesi del 2003 e quelle ultime del 2011 di cui ha già parlato la collega. Ma quello che è importante è che entrambe le definizioni includevano comunque triggers virali e batterici, cioè fattori di innesco dell'infezione, della malattia. Però diciamo che storicamente parliamo di una storia che risale già ai primi anni 80, si è incominciato a studiare l'eziologia infettiva nella CFS, sino all'affaticamento cronico, nella fibromialgia, e vedete come l'excursus negli anni degli studi sull'eziologia virale e batterica non si è mai fermata, per poi arrivare al ruolo addirittura soprattutto degli herpes virus, dei virus herpetici, in particolare dell'herpes virus 6 e dell'agente della mononucleosi, le BV, il virus Epstein-Barr, e dei citomegalovirus e degli enterovirus, confermati poi ultimamente circa 5 anni fa. Questo è uno studio di Kia, un grande studioso, un infettivologo americano, che uno dei primi studi fatti e pubblicati sulla Clinical Infectious Disease nel 2003, in cui uno studio su 200 pazienti affetti da sindrome affaticamento cronico, ovviamente questa dopo aver fatto la nota diagnosi di esclusione, si vede in questa diapositiva come gli enterovirus giocano un ruolo fondamentale, oltre il 50% dei casi, anche se la casistica ovviamente è limitata a 200 pazienti. Comunque poi questi dati sono stati confermati ulteriormente sempre da Kia e successivamente da CAT un anno dopo. L'82% delle biopsie fatte in endoscopia in soggetti con CFS che avevano disturbi addominali, l'82% erano positive per gli enterovirus, in particolare i coxechi. E riassumendo, diciamo che gli agenti patogeni associati alla CFSME possiamo riassumerli, quelli più frequenti, nei virus che ho già accennato, l'Epstein-Barr, il citomegalovirus, l'HHV6, l'herpes, che sarebbe l'agente che voi Ghirga conosce benissimo, è l'agente della roseola infantum, no? la sesta malattia del bambino, parvovirus e gli enterovirus, e nei batteri vanno annoverati micoplasma e clamidia. E diciamo che a disposizione abbiamo innanzitutto test per quanto riguarda i test virologici. I test virologici sono a disposizione, nella maggior parte dei grossi centri ospedalieri, anche i grossi centri di ricerca, la maggior parte sono test sierologici con la titolazione anticorpale, l'antigenemia e poi ovviamente le colture, che però possono, per quanto riguarda i virus, possono essere fatti solo in particolari centri attrezzati, pensiamo per esempio all'Istituto Superiore di Sanità, e poi la polymerase chain reaction, che quantifica, isola e quantifica il genoma virale.
a livello del siero. E questo è uno studio fatto in Oxford-Peterson circa 2 anni fa, e in cui è stato dimostrato la presenza di materiale virale all'interno del liquido cefalorachidiano in soggetti che rispondevano ai criteri della consensus canadese per quanto riguarda la diagnosi di CFS, e poi successivamente erano stati confermati con esami strumentali con una SPECT e con una risonanza magnetica, in cui si vede chiaramente come in questo caso gli herpes virus tipo 6 venivano isolati in soggetti nel liquido cefalorachidiano di soggetti che avevano l'infezione con HHV6, e rispetto a quelli vedete come c'è differenza in molti parametri che non sto qui a delineare per i non addetti ai lavori, ma c'è una notevole differenza di alcuni parametri per quanto riguarda appunto i soggetti con infezione HHV6 rispetto a quelli con CFS che non avevano l'infezione. E questo è poi il dato su 279 pazienti in cui si isolava nel 16% dei casi nel liquido cefalorachidiano i virus, che in particolare sempre virus herpetici. Il 42 su, cioè la quasi totalità dei casi, erano positivi al sottotipo A dell'HHV6. Poi un'altra, quella che poi fu diciamo una speranza, diciamo, che poi ha avuto una poca fortuna, è l'isolamento di un altro virus che era stato associato alla CFS, e che è l'XMRV.